Sfegan sulla recovery di Ness, sì. Lui in realtà può continuare a fartela e tenerti là, e lì non ha più risposte, letteralmente zero. Vediamo un poco questo Ness, secondo me lo sta provando in alto. Ness, a destra. Ok, in alto a destra sta qua, è questa skin, lo sta provando, ma io penso una cosa. Prima cosa, vuole dare uno shot a Ness perché l'altra volta non è andata benissimo secondo me con Roy, e forse vuole provare in questo matchup. Ma io so che Yolt, essendo un bravo giocatore, pensa: se lui non sa il matchup con Ness, esplode, lo scoppia. E secondo me, senso? Secondo me, se non sa che cosa succede, finita, letteralmente caput, lo fa esplodere. Io te lo giuro, perché quando la gente non conosce il matchup di Ness contro Yolt, è un macello, è veramente un bagno di sangue. L'abbiamo visto contro Karma, per esempio, a Genova, si è preso certe cose indicibili, però per il momento vediamo che è abbastanza even. Sinceramente, molto bene da parte di Foster. Adesso non penso sia la stessa cosa, ma forse Foster ha un po' giocato contro qualche altro Ness, forse Kabubi, non lo so. Non lo so, è chiaro, c'è da dire, ovviamente nulla togliere a Kabubi, però... Okay, chiaramente il livello è molto diverso, però... Sì, io ho di un livello molto molto alto, ok. Vedo che mi sembra saper fare la DI sulle cose basiche di Ness. Ok, Nair, Fair, Sucking, la grab non è true e Mesh a Jab. In quella situazione... Vediamo un poco. Qua comunque la stock lead è da parte di Yolt, che riesce a tenere sotto pressione. Il pick fire connette, lo boot off stage. Beccare è morto. Ha sbagliato la DI. Sì, è molto discutibile. Comunque piano piano vedo che Yolt sta prendendo sempre più momentum, e qui mi sta facendo veramente nulla. Sì. Molto, molto impressive, non mentirò. Già. Ok, ottima la lettura sul salto. Non riesce a chiudere la stock lì, però comunque è una situazione un po' tesa. Il fair non riesce ancora a chiudere la stock. Probabilmente doveva provare con una pay, forse. Ok, sbaglia la recovery. La recovery, anche tre uomini. Un po' di dissing da parte di Paperino Benzinaio. E ok, vediamo un poco qua la situazione. Il comeback secondo me è virtualmente impossibile. Però se lo butto off stage e lo spara, magari devi prendere la stock a zero. Ok, prova il ledge trump, attenzione. Ragazzo, secondo me in una situazione di necessità sta tirando fuori nuove opzioni. Ok, ottima la lettura sull'air dodge. Sta giocando conservativo, nonostante non abbia la lead. Deve stare attento però al PK Thunder che lo prende off stage. Usa il PK Thunder per ottenere un Arsene che potrebbe fargli fare questo comeback. Deve sfruttare bene le opportunità. Ok, mi fa un falling backer, resetta la pressure, però Yolt stoico rispetta bene l'opzione, cerca un down tilt, non riesce a trovare la grab, fa Nair, lo butta off stage. Ok, ottimo left tilt per buttarlo, riesce a prendere il double jump ma non riesce a chiuderla, e sì, e lo guarda in cam, lo guarda in game, lo guarda nell'anima, veramente impressive lui. E lo butto. E siamo 1-0 per Yolt. Sì. Ma io non lo so, ma Foster ha qualche secondario? No. No, ok. Vabbè, ha risposto anche lui, grazie. Dice adesso se devo andare a cambiare la skin. È il power up, quello è il power up. Vediamo se questo power up uscirà contro il nostro signor Yolt. Vediamo qua, vediamo un pochino l'adapting di questo game. Buonasera Alien, come ti saresti aspettato di vedere una Losers Finals Foster Golden contro Yolt? No, però sono down for it. Sì sì, Napoli fa magie, succedono tante cose molto strane. Napoli è la città degli upset. Eh già, attenzione. Contro Yolt devi sapere come uscire da queste cose qua. E se non esci, se si muore a percentuali ridicole. Ok, 6B. Anche se anche Ness in questo matchup muore a percentuali abbastanza ridicole, in verità. Certo. Sì, quasi sempre. Specialmente in Edgeguard, perché Gun appunto è un Mutul che ancora non è riuscito a tirare fuori, perché... Oh, attenzione! Gun into F-Smash. Non una combo, ma sapeva bene dove piazzarlo ed ha preso una stock abbastanza early. Ok, il Becchello prende.
Ok, Gun riesce a aggiungere un altro pochino di percentuale. Siamo a quasi 50%. 49-50. Ok, però off stage, ottimo ledgeguard, segue molto bene il suo avversario e si porta la stock a casa. Adesso dobbiamo vedere un pochino se Foster Golden riesce a ottenere una lead un pochino più sostanziosa, perché comunque c'è la possibilità che Yolt hitti qualcosina e lo faccia esplodere. Vero. Conoscendo Yolt, sì. Basta veramente poco a Yolt per capitalizzare su una lead e portare la stock da 0% praticamente. È un Foster, è molto solido per noi che sta costando questo secondo game. Sì, ok. Cerca un po' esagerata forse. Quella smash di troppo, però è da apprezzare il coraggio comunque nel tirare queste opzioni che nel momento in cui Joker non riesce a killare magari ti riescono ad incrementare la lead in modo considerevole. Ok, vediamo che segue l'avversario, non riesce a prenderlo da terra, però comunque attenzione, niente, io ho beccato tutto lo svantaggio che aveva fino a poco fa. E adesso sarà, adesso basta un grab praticamente, penso. Sostanzialmente una grab potrebbe fargli la portata a casa o un down smash a cui devi sempre essere pronto, che lo hero di Ness è un po' ostico. Se non sai bene che cosa fare, ai ai ai, molto male, molto male. Ancora queste stringhe, down air. Attenzione! Aveva letto l'air dodge, ma leggermente off, poteva avere la sua clip. E siamo la stock per entrambi i giocatori. Nair Bekeir lo porta al bordo dello stage. Fair riesce a prendere. Ok, bene, huge. Bekeir. Ok, prova lo spot dodge down smash. Non riesce a connettere, ma con una stringa di advantage lo porta a 74. C'è ancora un pochino di Arsene. Attenzione. Ok, Arsene out. Adesso deve cercare, secondo me, un qualcosa per rubare questa stock. Assolutamente. È un po' più dura, però comunque. A me viene in mente. Lui, he doesn't know. Attenzione, poteva finire in tragedia, però. Ok. Quanto sono tesi questi game? Attenzione. Ok, e la Pain dovrebbe riuscire a killare. Anche su Town City riesce a killare, non me l'aspettavo. No, abbastanza climatico questa fine, se mi posso permettere. È stato un match molto intenso e poi c'è stata una fine un po' improvvisa. In realtà l'opening di Pikefire in tua Pain è stato abbastanza clutch, sinceramente. Mamma mia. È un set questo. Sì. Se Foster Golden prende un game a Yolt, questa cosa è incredibile. Sì. No, stavo pensando una cosa, ma adesso sto pensando. Ma come lo vedi andare off stage con Joker e fare down B su Piggy Thunder mentre prova a recuperare? Dipende. Perché dipende da dove sta, perché a volte ti passa attraverso, esatto, e sei in gran palleggio. Okay. L'ideale è abbastanza in basso, è buono perché sia gli blocca l'altezza sia lo puoi colpire. Quindi diciamo dipende dall'altezza. La cosa è che se lo prendi troppo vicino al ledge, lui ha il tempo di aggrapparsi, perché non si attiva in tempo. E non lo so, devi sapere bene come usarlo. Io penso che Foster non sia particolarmente familiare con questo matchup, secondo me. Comunque, cioè, vedo che secondo me ha intuito, sta riuscendo a capire un po' che cosa deve fare, però ci sono certe cose a cui devi stare molto attento. Poi ovviamente Yolt è un giocatore di tutto rispetto. Ok, left tilt riesce a prendere, non ha il jump. Ok, aspetta l'air dodge, non riesce a chiuderla di down air. Il count è in attraverso. No, è andato orizzontale. È andato giù. Ha provato a cringiarlo, ha provato, non so, è stata un po' una situazione. Ok. Nel frattempo la venue di là sta un po' esplodendo. Questo è decisamente un set di fuoco. Sì, ci sono. Ma poi ci sono tante persone che tifano per Fury qui. Ok, vediamo che l'up smash riesce a prendere la stock. Mentre comunque Foster Golden approfitta del fatto che ha un po' di percent lead per chippare l'avversario. Ok, riesce a prendergli il salto con left tilt, ma non porta a niente. Attenzione, magnet loops.
Ok, lo mando in tech chase. Attenzione, il PK Fire fa molto male. Prova di nuovo questa, questa un pochino questa formaggiata con la B on stage. Oh, mamma mia, si muore dal back. Okay. Lo stall è buono, anche il fail per coprirsi. Prova un ledge trap, ma è leggermente off e non riesce a trovarlo. Dash attack, non riesce ancora a connettere, ma un fail reversal, riesce a prendere la stock. La lead è abbastanza grande. Sì, non troppo, probabilmente al 20-30% e 20% c'è un backthrow probabilmente a ledge. Ok, vedo che comunque stalla con il gun, si prende il suo tempo, però questi neutral get up gli stanno costando caro, specialmente negli smash di Yolt, che nota il pattern, gli butta lo yo là alla punish facile e prende le stock in modo molto consistente. Assolutamente. Adesso ancora una volta ci troviamo la stock in una situazione molto even, vediamo sì, come andrà a finire. Ancora momentum da parte di... vabbè, nel frattempo è shiftato a Periolt. Abbiamo ancora questo off stage. Oh, lui ci riprova, lui lo vuole fare davvero. Niente, letteralmente vuole hitare questo a Beyond Stage, vuole la sua clip da mettere su Twitter. Magari anche un modo per riposizionarsi. How to blame him. Sì, in realtà copre tante cose. È una specie di roll con un hitbox. Anche perché devi stare attento, perché ecco qua il gun non riesce a completare l'edge guard con le pistole, sbaglia l'angolo. E questo gli costa un game. Questo game potrebbe anche snowballare, perché vediamo che questi due giocatori stanno andando molto molto even. Certo, sì. Devo dire che Fury ha fatto un bel lavoro ad adattarsi piano piano sempre di più dopo il primo game. E vediamo anche un poco di cosa è successo posting. Ah, è una domanda lecita, sinceramente. Cosa è successo? Non so. No, comunque un'altra cosa che ho notato è che se Foster Golden vince questo match esplode Napoli, mi sa. Sarebbe un po' assurdo. Se succede letteralmente Popoffo, no, non potrei proprio fare mai. Per mio fratello Yolt non esiste. Non esiste. Voglio bene entrambi i giocatori, però Yolt fa parte del mio cuore. Ok, vediamo un pochino questo game 4. Potremmo vedere un game 4 Foster? Chissà se la leggenda continua. Pazzesco. Ok, però stavolta mi sembra che Yolt sia partito un pochino più dominante. Ok, non sta riuscendo, sta giocando bene attorno al chip damage di Joker. Secondo me ha deciso di prendersela un pochino più con calma e di... sì, che ci sta comunque. Anche perché forzare in su Joker, specialmente per lo stile di Dark Fury di Foster Golden, è molto molto difficile. Quindi si è preso il 33% e adesso se la prende bello tranquillo, evita di fare cose strane. Poi sì, gioca più pazientemente, aspetta più che sia Fury a commentare, sì. Però comunque prima o poi vieni colpito. Adesso la lead leggermente dalla parte di Foster. Attenzione all'off stage, la backthrow lo butta giù. Ok, ledge trap continua a tenerlo lì. Ok, Yolt esce, viene colpito dal back air, Side B leggermente spaziato, riesce a punire con il PK Fire, lo butta giù, invece fa un salto air dodge, esce dalla corner pressure. Ok, Dado, ti fai un poco più indietro. Ok, prego, prendi il posto di Dado. Okay. Easy, è stato spodestato. Però qua vediamo che Foster ha preso la prima stock a Yolt. Ok, fa gun, down gun, perché l'arrivano di lei. Sì, infatti ogni tanto sentiamo i pop off della venue. Sono tornato. Tranquillissimo, okay. Sentiamo i pop off della venue in ritardo e questa cosa è molto divertente. Assolutamente. Ok, lo sta tenendo là, inchiodato, però... ottimo il controllo del corner, veramente, sinceramente, attenzione, okay. Il down smash di Foster. Ok, lui lo guarda abbassato, lui lo sfida con lo sguardo e gli occhi decide di rollare. Questa
sta molto, sta giocando molto paziente d'archery rispetto a prima. Sì, sì. Diciamo che è interessante perché in una guerra di pazienza ha vinto lui contro Yolt. Yolt ha avuto l'approccio giusto secondo me, però poi un po' di chip damage, una kill un pochino early e niente. Adesso attenzione, ottima lore. Non è ancora morto. Wow. Ehi, ok, l'angolo sì. Eh sì, regge la roll, chiude la stock. Adesso ha bisogno di un'opening esplosiva. Riporta il game dalla sua. E ok, scusate, ci sta la gente che sta urlando sopra venue. Attenzione, no niente, lui ancora sta cercando questa cosa, viene punito con la morte. Oh mamma mia, oh mamma mia, troppo pop per la stop. Se questa roba va game 5 è la fine, è una cosa. Ok, l'arsen recovery verrà clippato da down smash. Okay. Oh bello. Ok, la recovery alta l'ha anticipata molto molto bene, pensavo che andasse di nuovo. Ok, attenzione, l'air dodge di Ness che drifta la lentezza della morte. E ok, Nair riesce a connettere, è una lead che piano piano si sta incrementando. Ottimo il backer per prendere il salto. Down smash. Ok, lui giustamente fa l'air dodge in alto al fair. Ok, non riesce a prendere l'air dodge verso il ledge, poteva essere potenzialmente stock e un game 5, ma siamo ancora qui. Ok, ok, cerca left smash, vedo attenzione che Yolt è un po', forse un pochino perso. Sì, vedo un po'. Ok, sta un po' swingando, sta gestendo veramente bene. Invece no, perché ha salto e ha tutto quanto e è difficile. Chi gioca in faccia SD se l'avversario non va a contestarlo. Ok, copre l'alto. Left tilt non riesce a connettere, esce dal corner. Nair riesce a killare. Vediamo se Yolt se ne uscirà con una delle sue pazzie per comebackare una stock intera. Anche perché Yolt, esatto, Yolt è letteralmente l'anime protagonista. Contro Ryan non è riuscito, ma potrebbe succedere qui. Attenzione, attenzione. Vediamo. Poi vedo anche Fury che forse è un po' più in cerca della stock. Sì, sta cercando di forzare al centro con questo Nair. Attenzione, un pochino shaky. Ok, counter per togliere di mezzo. Ok, cerca un dash attack, non connette. Yolt se la sta prendendo con calma stavolta. Attenzione, landing in stop di Joker. Left smash, così. Left smash, la Napoli, anzi la Salerno. La fresa. La fresa. Mi sa che questo non è ancora quando è morto, tra parentesi. Ah, dici? No, mamma sì, mia. Sta 20 anni in ritardo di là. Ragazzi, Napoli vi porta il miglior content sulla piattaforma. Non c'è niente da dire. Cos'è Spina? Sposta il golden contro Yolt Game 5. Ma che cosa sta succedendo? Perché è tossico? Ragazzi, cioè, spiegatemi voi. Stai tifando? C'hai ragione, vai, tifa. Abbiamo letteralmente la Foster Golden. No, ci vuole anche un po' di supporto. Vai, forza, forza. Entrambi i giocatori. Forza entrambi, ragazzi. È un bellissimo set. Questo qua che stiamo guardando. Roy. Lo switch a Roy. Già backsmash. Niente. Morgana posting. Scusami. Vediamo questo Roy se è quello che serve. Ok. Inizia con Yolt per combeccare. Per chiudere questo game 5. Per combeccare ancora siamo even. Però 39% molto rapido. Dobbiamo vedere anche se Foster è in grado di comunque contestare questo Roy. La down gun è giusta. Attenzione, la tech chase con down tilt. Roy può funzionare veramente tanto bene. Sì, ok. Però comunque io sono sicuro che Yolt sappia come recuperare con questo personaggio. Il matchup è molto molto difficile recovery wise, ma magari riesce. Però comunque vediamo che Foster Golden tiene un bel controllo della situazione. Ok, attenzione, down air, non riesce a connettere. Il dash attack connette, è off stage. Attenzione, beta la recovery, ma va giù con il counter e riesce a recuperare. Attenzione, jab, becchieri, non connette per la piattaforma.
Ok. Non entrava Jab perché al box shifting di Joker. Sì, è un po' una sottiletta questo personaggio. Letteralmente si shrinka fortissimo. Non sta entrando in questi jab, sta gestendo bene la pressure di Roy. Ok, cerca la smash, non lo trova. Offstage. Mamma mia, deep di Fair. Ma proprio deep. È andato a prenderlo, letteralmente laggiù. Ha detto io ti vengo a prendere, non me ne frega. Ok. Ok, si aspettava probabilmente l'edo sulla piattaforma, però Foster ha deciso di andare verso terra. Ottima scelta, sinceramente. Ok, la pair. Adesso c'è Arsene online. Eh sì, da Centro Club off stage, l'edge trap però sta tranquillo. Che reaction? Molto on point. Even di stock. Yolt decide, io non aspetterò che finisca Arsene, adesso scendo e lo piccio. Scendo e lo piccio. La lead, cioè, io questo Arsene io lo tolgo a mani. Attenzione, no! L'SD a 70% sotto lo stage di Pokémon Stadium. Sì, bro. Oh mamma, oh mamma, potrebbe snowballare molto male questa cosa. Quanto è tossica se io A meno che, cioè ricordiamo che Arsene cioè, esce prima quando sei in svantaggio anche di stock. Questa cosa non so se alcuni la sanno, però si carica più velocemente, quindi sì, magari può essere un qualcosa, diciamo. Deve farlo valere adesso, esatto, se non lo fa valere adesso è finita. Ok, la pair lo butta fuori, ok. Attenzione, attenzione. Ok, Foster Golden lo vedo buttare un po' troppo queste mani, non ha il jump, aspetta, lei il dodge, non riesce a chiudere, ok. Attenzione, che gimp, che movimento questo. Potrebbe succedere qualsiasi cosa. Anyone's game. Se Yolt non riesce a chiudere questa stock in fretta, potrebbe vedere un altro Arsene. E comunque 33%, 34, 47 off stage. Down gun. Attenzione. Mamma mia. Left tilt. Mamma. Si è conservato il salto. Mamma mia, quel left tilt. Quel left tilt. Ok, non riesce a prendere il jump. La pair lo butta in alto. L'air dodge. Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Dash attack, la punish semplice. Copre la roll con il back air. Cerca di baitarlo, non trova il down smash. Mamma mia. Oh madonna, oh mamma mia. Oh, così è stato. I spaghetti, le botte. Nair lo butta off stage. Situazione di correr, lo pressa con il back air. Non riesce a connettere. Roll. 18 roll. Nair F tilt lo butta off stage. Ben al massimo. Ok, attenzione, il footstool. Into nulla. Oh madonna. Oh mamma mia, che paura. Mamma mia, ragazzi. Il Joker muore. Back air. Questo game è così tanto close. Questo set è così tanto close. Mamma non dovrebbe mia. Esserlo. La pair lo butta verso l'alto. Lo spot. Arsene è quasi online. Oh mamma, Arsene sta arrivando. Adesso. Oh mio dio, è down tilt. Gun. Madonna. Oh mamma, oh mamma. Adesso, attenzione. Oh, dio, attenzione. Può essere la fine. Ok, ottimo l'air dodge. Non voleva prendere il counter. Left tilt. Lo chiude. Che è successo? Mamma mia. Questo upset ancora, dove vai? Lo so.